Buonasera, benvenuti a tutti a questo nuovo incontro del Lindau Club. Questa sera parleremo di un libro appena uscito proprio in questi giorni, di Hector Abad Pastirlinze, Una poesia in tasca. Ne parleremo innanzitutto con lui, che è collegato dalla Colombia, miracoli della tecnica, e grazie molte per essere qui con noi, con Paolo Cognetti, anche a lui un grazie di cuore per aver accettato di partecipare a questo incontro, e con Monica Medana, che poi insomma farà la coordinatrice dell'incontro. Monica è la traduttrice di questo libro, ma in realtà ha svolto un ruolo molto più importante, molto più decisivo. Che in realtà è stata lei a segnalarci, a segnalarmi questo libro. Era una sera d'estate, direi, una delle poche sere in cui quest'anno ci è stato concesso di mangiare un boccone al ristorante, e lei ha cominciato a parlarmi di questo piccolo ma intenso libro, e io francamente me ne sono subito innamorato. Il giorno dopo, senza perdere tempo, lei mi ha mandato una bozza di traduzione che aveva già preparato, io l'ho letto subito e devo dire che il mio interesse e la mia passione sono ancora cresciuti, per una ragione molto semplice, perché questo libro fa risuonare insieme delle corde che sono care al mio cuore e che è molto difficile trovare riunite nello stesso testo. C'è uno sfondo politico, diciamo l'eterna lotta per la libertà e per i diritti umani. C'è un fatto tragico che tocca il narratore in prima persona, e cioè l'assassinio di suo padre. C'è un elemento letterario, no? Un poema, una poesia che viene trovata nella tasca del padre e di cui si ignora l'autore, e c'è anche una costruzione un po' come se fossimo di fronte a una detective story, che prende corpo ed è un elemento non secondario di interesse. In realtà la ricerca si svolge su molti piani, perché certo l'oggetto principale è la scoperta che si vuole fare del vero autore di questa poesia. Però è una ricerca che riguarda anche qualcosa di molto più intimo e di molto più segreto. E sono tutti elementi questi che hanno acceso in me davvero un grande interesse e proprio una grande passione, no? È bello e raro trovare insieme politica, letteratura, umanità, dentro una storia che peraltro funziona, che ci porta in giro, ci fa incontrare tanti personaggi diversi, curiosi, molto suggestivi. Ma insomma, non voglio aggiungere altro, volevo soltanto farvi capire come ci siamo arrivati, ringraziare Monica, che è stata molto importante in questa avventura, ringraziare ovviamente Hector, che del libro l'autore e che ci ha permesso di pubblicarlo. E beh, a questo punto credo che tocchi a Monica prendere mano la serata, e io rimango qui come attento e ripeto, appassionato ascoltatore. Buonasera a tutti, io questa sera ho finalmente l'occasione di fare sfoggio di tutta la mia freddezza nordica e di tutto il mio distacco sabaudo, che è un distacco su cui ancora mi sto preparando, perché altrimenti sarei schiacciata dal peso della situazione e non ho voglia di mettermi in questa posizione. Però sì, io credo che dovremmo dire tanto Hector come Paolo. Perché e come siamo arrivati qui stasera non è una scelta casuale, la scelta di Paolo Cognetti per festeggiare questo ritorno di Hector in Italia e a Torino,
E quindi, così come il libro ha una storia, la traduzione ha una storia, questa presenza stasera, queste presenze di stasera hanno una storia. Dobbiamo tornare al 2017, dobbiamo tornare all'anno in cui c'è stata una riedizione del grande romanzo L'oblio che saremo di Hector per i 30 anni dalla scomparsa di suo padre, e quindi lui era in Europa. E è un romanzo, L'oblio che saremo, che ha venduto più di 250.000 copie e soltanto in spagnolo. E ci siamo trovati dopo una lunghissima corrispondenza che ricorda e ricalca quella di Beatina con Hector dentro questo libro. Ci siamo incontrati a Ferrara al Festival Internazionale, dove lui parlava incredibilmente non di narrativa, perché la sua narrativa era completamente scomparsa dall'Italia da più di 10 anni, ma parlava di poesia. E quando abbiamo finito quell'incontro bellissimo sulla poesia e gremito all'interno di un chiostro, di una chiesa, Ettore mi ha detto: segnalami un solo libro che io possa portarmi in Colombia, perché viaggio praticamente con il bagaglio a mano e mi posso portare via soltanto un libro. E allora io gli ho detto: Le 8 montagne di Paolo Cognetti. E siamo usciti e siamo andati a una bancarella e abbiamo comprato Le 8 montagne di Paolo Cognetti, e così Le 8 montagne sono volate in Colombia da questo festival di Ferrara. E poi tra voi c'è stato, senza averlo programmato e senza che l'uno sapesse dell'altro, c'è stato un altro incontro, un altro festival, e quindi a partire da qui vorrei che lo raccontaste voi. Lo racconto io. Sono arrivato nell'autunno dell'anno scorso, del 2010, di 2 anni fa, del 2019, in Perù, a un festival in cui Hector è stato così gentile da introdurmi e abbiamo scoperto un sacco di cose in comune. Direi che le continuiamo a scoprire, io personalmente le continuo a scoprire perché questo libro che tu, Monica, hai tradotto l'ho letto negli scorsi giorni e sono continue le scoperte che si fanno di un autore e dei rapporti che hai con lui. Allora avevo scoperto solo che avevamo in comune un grande amore per la montagna e che per tutte e due la montagna era stata una scelta in quanto eravamo due, siamo. Due ragazzi, due uomini di città che a un certo punto hanno deciso di vivere in un altro modo. E poi, ecco, io tante cose di Hector allora non le sapevo e le ho scoperte con il tempo. Questo libro di cui stasera parliamo è un po', come si può dire, non, sarebbe riduttivo dire un appendice o un extra, ma sicuramente è strettamente legato all'oblio che saremo. Se quello era un grande romanzo autobiografico sulla storia di questo padre, sulla figura di quest'uomo, questo libro, che è volutamente più piccolo, parte da un piccolo dettaglio e mi sembra che però dal piccolo di questo dettaglio, di questa poesia ritrovata in tasca, si arrivi poi al grande della vita di un uomo e del senso della sua vita e anche della sua morte. E anche forse in una questione sull'essere figli, che è un po' comune a quel romanzo che Hector si era portato via quella volta, nel senso che Le 8 montagne al cuore un'eredità misteriosa, un'eredità che è difficile da capire, su cui bisogna riflettere e che piano piano, di cui piano piano si capisce il valore e il significato. E anche questa poesia ritrovata nella tasca mi sembra un'eredità di cui piano piano si capisce il significato. Io prima chiederei a Hector ecco, probabilmente tanti lettori o chi ci sta sentendo, chi ci sta ascoltando in questo momento, non credo che tutti
conoscano la storia di suo padre. E quindi forse questo è un punto di partenza che, da cui gli potremmo chiedere di partire. Che ne dici, Monica? Posso aggiungere una citazione, visto che hai legato questi due libri, Le otto montagne e Una poesia in tasca, sono davvero molto legati perché avete tutti e due un padre incombente, appunto, in un modo diverso, però in entrambe le opere c'è. Però ho tratto dalle otto montagne questa citazione che dice: l'estate cancella i ricordi, proprio come scioglie la neve. Ma il ghiacciaio e la neve degli inverni lontani è un ricordo di inverno che non vuole essere dimenticato. La memoria è anche il fulcro di questo libro e in generale della tua opera. Vai, Ettore, di quello che vuoi, perché io ovviamente rileggendo queste righe di Paolo ho pensato al 25 agosto 1987 ed era estate qui. Va bene, buonasera innanzitutto, io sono veramente felice di essere con voi, di essere in un certo senso in Italia e particolarmente a Torino, che per me è una città molto molto importante. In questo bel libro di Paolo, non so se in questo o in un altro che ho letto, un padre chiede al figlio dove sia il futuro quando un fiume scorre. E lui dice, come viene a noi in testa naturalmente, che il futuro è dove il fiume scorre, dove l'acqua scorre, verso il mare. Invece il padre gli dice, no, il futuro è in montagna, il futuro è più indietro, il futuro arriva dalla montagna. E allora non so se parlo da futuro o dal passato, se mi riferisco proprio a Torino. In questo libricino, che sono così felice che Monica abbia riscattato dall'oblio, Torino è menzionata, è nominata perché arrivo in una città argentina a cercare questa poesia. C'era nella tasca e trovo i platani proprio come quelli di Torino. Un paio di mesi fa sono stato a Madrid per il premio Alfaguara, di cui io facevo parte della giuria, e ho trovato la neve, che a Madrid è molto strana, sporca ai lati, e lì, anche lì ho visto Torino quando io studiavo a Torino. Ma Paolo mi chiedeva di parlare di mio padre. Mio padre nel 1982 mi ha mandato a studiare a Torino. Vorrei cominciare da lì. Nell'82 io ero stato espulso dall'università qui a Medellín e mio padre, invece di fare un castigo, mi ha dato questo premio di andare a Torino, che per me è stata, non so, l'esperienza umana, intellettuale, letteraria più importante. E per questo ha tanto significato per me che questa casa editrice, Lindau, io non avevo più nessuna speranza di essere più tradotto in Italia, perché, ma beh, forse perché i primi libri non si vendevano tanto, ma io so che Monica si è ostinata a far vedere questo libricino in giro, e sono proprio felice che abbia trovato Ezio Quarantelli e che a lui sia piaciuto il libro, perché io ci tenevo tanto di tornare in Italia, di tornare a Torino, e tornare a Torino dalla mano di Monica e adesso di Paolo e della mia amica Anna, che è lì, che forse la mia prima amica che ho conosciuto a Torino in quell'anno 82, è molto importante. E poi il passato e il futuro. Questa poesia in tasca, beh, mio padre era vivo nell'82 e io sono tornato a Torino, in Colombia, dopo aver avuto la laurea nell'87, forse a gennaio dell'87,
ma alcuni mesi dopo questo eroe della mia infanzia e della mia giovinezza è stato ucciso. Ed io sono tornato, è stato ucciso il 25 agosto dell'87 e di lì, di quel momento molto duro, di quel momento che questa copertina registra con un certo pudore, quel momento in cui ho trovato io quella poesia in tasca, la mia vita è cambiata totalmente come persona. Io non ero ancora uno scrittore, cioè io sapevo di voler solo scrivere, ma non avevo scritto niente, non avevo scritto nessun libro, avevo solo tradotto. E poi a dicembre sono tornato a Torino e lì alcuni torinesi, soprattutto Lore Terracini, mi hanno aiutato a un po' a rifare la mia vita. Di mio padre parlo tanto, Paolo, in quest'altro libro, L'oblio che saremo, e lì proprio tutto il libro è una specie di, non so come definirlo, sapete che per me ormai l'italiano è una lingua quasi morta, allora mi costa di più, è una lingua che mi sembra di parlare in un modo molto strano, vecchio, e poi non trovo facilmente le parole come prima. Non è una biografia, però è il ricordo di un uomo che io ho cercato di fare cronologicamente da quando io ero bambino e con ricordi che io ho e con ricordi soprattutto delle mie sorelle e di mia madre. E adesso che ci penso, io ho 5 sorelle e forse mi sono abituato ad avere delle sorelle, perché senza una donna come Monica, come Anna, come Bea Pina, che dovrebbe essere qui. Bea Pina, visto che questo è un incontro quasi segreto, ve lo dico, Bea Pina in realtà si chiama Beatrice Ospina, e lei non c'è, quindi lo dico. Senza di lei io non avrei potuto scrivere neanche questo libro, e senza le mie sorelle non avrei potuto scrivere L'oblio che saremo. Lo dico perché io dimentico molto, dimentico moltissimo, forse perché vivo sempre d'estate qui, e se l'estate è il tempo della dimenticanza, allora dimentico sempre. Però per me è molto importante ricordare è importantissimo, soprattutto ricordare mio padre. Un po' come, vi ricordate l'inizio di Hamlet, quando compare questo fantasma che si chiama anche Hamlet, il re Hamlet, e gli dice ricordami e vendicami. Sono solo due cose che chiede Hamlet a suo figlio, che si chiama anche Amleto, ok, Amleto in italiano, è vero. E lui disse sì, ti ricorderò sempre, ricordarti ti ricorderò sempre, dimenticherò tutte le altre cose, ma ricorderò sempre te e ti vendicherò. Ecco, forse è questa la definizione dell'oblio. L'oblio è la rappresentazione dell'uccisione di mio padre. E come rappresentazione è anche la vendetta. Amleto va molto più in là. Amleto poi uccide, viene ucciso e tutto finisce con un sacco di sangue sulla scena. E io non ho dato questo passo ulteriore, ma mi sono fermato alla rappresentazione di quell'uccisione sull'oblio che saremo. E in questo libro, che è una specie di coda, che è una specie di epilogo, che mi sono sentito obbligato a scrivere, e se su quel romanzo c'era la rappresentazione della morte e dei possibili assassini, qui c'è una ricerca molto più modesta, però forse anche più bella, perché è la ricerca di una cosa bella, della bellezza, la ricerca di
di una poesia, dell'autore di una poesia. E, beh, che risposta lunga, apro un po' la finestra. Qui fa molto caldo. Hector, mi sembri uno di quegli scrittori che sono impossibili da contenere dentro una domanda e una risposta. Sono i più interessanti, più divertenti. Però ecco, tuo padre, ecco, quello che hai trascurato di dirci è che era un medico, un combattente, un militante, insomma, era una persona che si era battuta a lungo per i diritti, soprattutto dei più poveri in Colombia, che era una persona che faceva politica, che stava cercando di fare delle cose e che a un certo punto viene assassinata per ragioni politiche. Ecco, questo credo sia importante dirlo, raccontarlo appunto a chi magari arriva qui e non conosce bene la tua storia. Solo che su questa vicenda così della storia, della politica, delle battaglie, a un certo punto si inserisce, anzi direi quasi fa irruzione la poesia. Questa mi sembra una cosa tipicamente latinoamericana. Ovviamente Borges è citato continuamente nel tuo libro perché l'ipotetico autore di questa poesia ritrovata, poi non voglio anticipare nulla della storia, ma insomma è un'indagine su questa ipotetica poesia di Borges. Però un autore che tu non citi, ma che io ho sentito tanto presente, è Bolaño. Per la presenza così, per l'importanza della letteratura e della poesia, anche quasi della poesia militante nell'opera di Bolaño, no? Mi ha ricordato certe volte i Detective Selvaggi, questo tuo libro. Quando tu parli di quegli studenti di Mendoza che riescono a risalire a delle poesie inedite di Borges e a farne una pubblicazione clandestina, questa pubblicazione clandestina che inizia a girare, poi viene qualcuno se ne impossessa, qualcun altro inizia a dire che le poesie le ha scritte lui. Ecco, mi sembra quasi che in quella America Latina così martoriata, questa è la domanda che ti vorrei fare, così martoriata dalle sue vicende politiche, dalle sue rivoluzioni mancate, dai suoi desaparecidos, dai suoi assassinati, così a un certo punto salta fuori questo potere della poesia. Questo potere, tu hai fatto il libraio, fai l'editore, lo scrittore, il traduttore, hai dedicato tutta la tua vita ai libri, alla letteratura. Lo so che è difficile, ma vorrei capire che cosa c'entrano queste due cose, che cosa c'entra la poesia con la politica e con i disastri e le rivoluzioni dell'America Latina. Io direi, Paolo, che Bolaño e Borges sono due scrittori molto, molto diversi. In realtà hai ragione, Bolaño, soprattutto nei Detettivi Selvaggi, è presente sia la poesia che la politica, che l'impegno politico. Borges invece era visto più come un uomo di destra, un conservatore, un vecchio signore vittoriano, quasi borghese. Però lui, quando invece parla dei suoi antenati, eroi delle guerre di indipendenza, parla in una bellissima poesia, parla di un suo antenato che è stato sconfitto in una battaglia e va camminando per i pantani, fuggendo dagli altri. E lui a un certo punto vede che arrivano e dicono: gli altri, vincono gli altri. E incontra, dice Borges, quando lo uccidono, incontra il suo destino sudamericano. In un certo senso anche Borges si è reso conto, questo uomo così lontano dalla politica, si è reso conto che noi qui ogni tanto dobbiamo, anche se vogliamo essere lontanissimi
dalla politica, troviamo, come trovò mio padre o quell'antenato di Borges o tante donne nei romanzi di Bolaño, troviamo come se fosse il nostro destino sempre la violenza, troviamo questo destino sudamericano. È molto triste, per quello tante volte io dico, ma perché vivo qua? Perché non vado in montagna, non so, vicino a Torino? Perché quelle montagne così... Le nostre montagne sono anche molto belle. L'ultima notizia che ho avuto di Paolo è stata... Mia figlia mi ha detto che l'ha visto in Perù, vicino a Machu Picchu, da lontano. Qui le montagne sono belle, però ogni tanto in queste montagne incontri questo destino violento che non sai come mai arriva. Bolaño, io ho visto Borges una volta qui in biblioteca a Medellín, e non lo dimentico, io che dimentico tutto, e ho sentito Bolaño al telefono anche, solo una volta, perché lui faceva parte della giuria di un premio che io ho ricevuto per un romanzo che è stato anche tradotto in Italia. In Italia si chiama Scarti, in spagnolo è un po' più brutto il titolo, si chiama Basura, cioè, come lo dite, immondizia, non lo so, spazzatura. E lui non è potuto venire a Madrid per questo premio, perché era già ammalato. E io gli ho detto, ma perché non vieni a Medellín? Perché qui ci sono... Lui doveva fare il trapianto del fegato. Perché non vieni a Medellín? Perché qui ci sono tanti morti, tanti giovani che muoiono, uccisi. Per cui qui abbiamo una grandissima disponibilità di fegati. È brutto, no? È brutto, ma è vero. Era vero in questi anni, alla fine del secolo scorso. Ma lui poi non è venuto ed è morto del fegato. Anche Borges è morto del fegato, adesso che ci penso. Vabbè, non so, mi sono perso, Paolo. Però sì, sono ovviamente Borges è molto, molto presente, perché di lui è forse questa poesia che ho trovato in tasca. E Bolaño non ci ho pensato, ma è vero, questi ragazzi che vogliono fare edizioni anonime, senza che l'autore non esiste più, basta di questi autori e fanno questi libricini senza la firma, sembra proprio un piccolo capitolo di Bolaño. Avete però un genere letterario in comune voi due, un genere letterario in cui siete abbastanza bravi, che è proprio il racconto. E il racconto... io dico sempre che è nato in America Latina, perché quando l'America Latina è stata scoperta si aveva molta fretta di conoscere il continente e poi di conquistarlo, d'accordo, ma si vedevano più cose di quante parole si avessero a disposizione per descriverlo, e si aveva fretta perché si era in territorio ostile, quindi la forma si è ristretta probabilmente un po' per quello. E vorrei che ci raccontaste il perché del racconto, che cos'è per voi? Quando scegliete di scrivere un racconto, perché? Invece di un altro tipo di forma letteraria. Ti posso rispondere per me che è la forma che mi sembra più simile a quello che facciamo quando raccontiamo una storia a un'altra persona. Quando raccontiamo qualcosa a qualcuno, certo non lo facciamo nella forma della poesia e nemmeno in quella del romanzo. A me sembra proprio che il racconto sia la nostra forma più naturale. Poi mi piacciono le persone di poche parole e mi piace che gli scrittori di racconti, grandi scrittori di racconti, abbiano intorno a sé anche quest'aura di uomini, donne laconici, che parlano poco, che ti dicono il giusto e il resto te lo devi immaginare da solo, no? Se tu pensi, io più che ai grandi scrittori di racconti sudamericani, che ce ne sono, c'è sicuramente una lunga dinastia, sono legato ai nordamericani. E allora se tu pensi a questi personaggi come Hemingway, che sicuramente è un po' il capostipite del racconto americano del Novecento, o a Carver,
te li immagini un po' che bofonchiano, che con tre parole la tagliano breve, no? E così scegliere il racconto è anche un po' aderire, per me aderire a quel modello di persona. C'era una bellissima antologia degli anni Ottanta, una collezione di queste antologie di racconti americani degli anni Ottanta che si intitolava Narratori di poche parole. Ecco, mi sembra la cosa più giusta. E poi sicuramente il racconto ha delle parentele con la poesia. Mi ha colpito molto, oggi ovviamente io negli ultimi anni, non ovviamente, ma insomma, vi posso dire che negli ultimi anni ho preso un po' più familiarità col romanzo, cosa che non avrei mai pensato di fare, perché sono legatissimo alla forma del racconto. E mi rendo conto di quanto il romanzo abbia proprio come dire, un controllo molto meno rigido da parte dell'autore, è una scrittura più rilassata, è anche più rilassante, è meno ossessiva. Lo scrittore di racconti è un pazzo che cerca di calibrare la misura di ogni frase, la scelta di ogni parola. Ovviamente un romanziere non se lo può permettere, per cui ci saranno sì i romanzieri folli che fanno lo stesso lavoro, ma mediamente un romanziere a un certo punto lascia andare il controllo sulla sua scrittura. E questo è anche bello quando leggi un romanzo e senti che la scrittura fluisce, non è più quella cosa super controllata. Invece nei racconti, ecco, hai la sensazione del poeta, cioè di quello che ha scelto ogni parola, magari li ha cambiati una per una, si è messo lì a lavorare sui pesi e sugli equilibri dei suoi racconti. Ogni tanto a me questa cosa mi fa un po'. Mi affatica moltissimo, nel senso che il rapporto con la scrittura così faticoso diventa anche ossessivo, pesante, e quindi il romanzo per certi versi è una liberazione, è una liberazione dalle proprie ossessioni, ma questa è una cosa che ho sperimentato di recente. Adesso mi manca molto il racconto e vorrei tornare a misurarmi un po' con il racconto, anche in modi diversi. Per esempio, i racconti di Bolaño hanno poco a che fare con i racconti di Hemingway. Appunto, se con Hemingway hai la sensazione di questo scrittore poeta che misura ogni parola, con i racconti di Bolaño, che secondo me sono le sue opere più belle, io tra i libri preferiti di Bolaño ho Chiamate telefoniche e Puttane assassine, che sono due bellissime raccolte di racconti. Invece hai la sensazione di un pazzo che usa il racconto come una forma di estrema libertà. Anche questo è bello del racconto. Il romanzo, essendo una misura così ampia, difficilmente ti dà la possibilità di sperimentare forme completamente folli, no? Perché tu, che se comunque devi tenere insieme 200 o 300 pagine, a un certo punto dovrai aderire a una forma più o meno convenzionale, perché altrimenti chi lo legge? Invece tu in 10 pagine puoi veramente delirare. E questo è quello che ogni tanto hanno fatto i grandi scrittori di racconti. E quindi il racconto come forma di estrema libertà. Questo anche mi piace molto e vorrei cercare di sperimentarlo negli anni a venire. In effetti, maniaci avanti, il lato latinoamericano di questa ossessione per il racconto, che poi è ossessione appunto per la scrittura, lo diventa ancora di più per la traduzione, perché poi quando devi trasmettere in un'altra cultura quel tipo di ossessione lì, ti trovi davvero in difficoltà. Cosa ne pensi, Hector? Ma io in realtà non credo, Monica, che il racconto abbia origine qui in America Latina. Io penso a un'origine molto più araba e italiana. Penso a un'origine a Boccaccio e nelle Mille e una Notte. Perché e lì c'è anche una cosa molto bella e molto simile in queste due opere, ed è il racconto come forma di liberarti dalla morte. Nelle Mille e una Notti, ovviamente Scheherazade si salva dalla morte raccontando storie. E anche in Boccaccio, quando c'è questa peste a Firenze,
e loro si salvano scappando un po' come noi adesso, che siamo distanti per salvarci dalla peste, raccontandoci delle storie. Però è vero quello che hai detto, che quando sono arrivati i conquistatori c'era bisogno di raccontare in poche pagine una storia che potesse essere il riassunto della conquista. E penso che ci sia un racconto proprio anche di un italiano, amico di Colombo, Pedro Martir de Angleria, non so come si chiama in Italia, che lui racconta come in queste isole dei cannibali, in queste isole dei Caraibi, ai marinai sono state date delle ragazze indiane. E lui ha ricevuto la sua ragazzina, che quando lui ha cercato di violentarla ha cominciato a gridare, a mordere, a picchiare, a graffiarlo. E poi invece, dopo che lui ha fatto, lui racconta un po' orgoglioso le sue arti come seduttore, e questa si rivela come una ragazzina molto esperta nel sesso. E lì penso io sia un bellissimo riassunto di quello che c'è stata la conquista. Cioè, bello, brutto, violento. Un momento in cui arrivano le ragazze non proprio volontariamente vengono prese e lottano, ma poi non si sa bene come mai sono sedotte. E io penso sempre che noi siamo, io ho scritto non un racconto ma un saggio che si chiama L'orgoglio del bastardo, e penso che noi siamo figli di uomini europei che hanno o sedotto o violentato donne indigene. E questo è un piccolo racconto che c'è in Pedro Martir de Angleria, che mi sembra il riassunto potente di cosa può essere un racconto. Come potente può essere Boccaccio per salvarsi dalla morte, e un po' evadendo anche con storie molto simpatiche, piene d'umore, o delle Mille e Una Notti. Però, vabbè. E poi c'è il racconto, si è sviluppato molto sia qui che da voi. Calvino è un grandissimo quentista. Come si dice un quentista? Non esiste questa parola in italiano, non esiste, perché i racconti si leggono poco in Italia. Da noi si dice un quentista, uno che scrive dei racconti è un quentista. E vorrei tornare un attimo alla poesia, perché Hector è autore di poesie, lo è stato, in un certo momento ha smesso di scrivere poesie, e invece non so quale sia il rapporto, e non l'ho mai saputo, me lo sono chiesto in questi giorni, quale sia il rapporto di Paolo con la poesia? Il mio rapporto è quello di una, come posso dire, è come se io fossi un orefice e i poeti sono i minatori. È come se i poeti sono quelli che scavano e scoprono l'oro. L'oro sono le parole importanti. Quindi sono quelli che veramente hanno il rapporto diretto con il piccone e le vene d'oro. Invidio molto questo rapporto così forte del poeta con la parola. Io ho sicuramente come prosatore un rapporto più mediato, quindi mi sento più quello che, appunto, l'orefice che poi riceve la materia prima dai poeti e cerca di farne un gioiello o un manufatto che è il racconto. Mi sembra l'immagine più giusta. Ci sono dei poeti, forse per questa brevità e per un amore che ho sviluppato negli ultimi anni per l'Asia e per la cultura orientale, ho letto tanti haiku negli ultimi 2 o 3 anni, anche per l'ultimo romanzo che ho scritto, che è molto ispirato, per certi versi ispirato un po' alla cultura dell'haiku, perché mi piace moltissimo l'attenzione estrema che ha la poesia giapponese per le stagioni, per il mondo naturale. Tutta la poesia è naturalmente
rivolta verso il mondo naturale, ma in Giappone io credo sia vero in particolare. E quindi ne ho letti tantissimi negli ultimi tempi. L'haiku giapponese deriva da un'antica poesia cinese che era un genere che si chiamava Neve, Fiori, Luna. Neve, Fiori, Luna indicava tre stagioni: la neve l'inverno, i fiori la primavera e la luna l'autunno. Per qualche motivo su cui mi interrogo sempre, in questa poesia cinese non era contemplata l'estate. Mi chiedo se perché l'estate era una stagione poco poetica, che era una cosa che diceva anche Mario Rigoni Stern, anche in stagioni lui diceva che l'estate delle stagioni era quella che gli piaceva di meno, che lo ispirava di meno, oppure perché d'estate c'era troppo da fare e non c'era tempo di stare a casa a scrivere poesie. Questa è un'altra possibile interpretazione. E da questa antica poesia cinese i giapponesi avevano tratto l'haiku, che è un genere poetico in cui comunque qualsiasi cosa tu descriva devi dare un'indicazione delle stagioni che stanno scorrendo e di cosa sta succedendo nel mondo naturale intorno a te. Lo sento molto vicino rispetto a quello che sto scrivendo io ora. Continuo a scrivere prosa, ma ecco, quella poesia mi ispira moltissimo. Abbiamo armi per contrattaccare dal mondo ispanoparlante, vero Hector, sull'argomento haiku? Sull'argomento? Sull'argomento haiku abbiamo come minimo Mario Benedetti, però vorrei che ci raccontassi, Paolo ci ha spiegato il suo modo di stare con la poesia. Io vorrei sapere, vorrei che ci confessassi perché hai smesso di scriverla. No, io non ho smesso di scrivere poesie, semplicemente la poesia arriva quando vuole e non vuole più arrivare a me. La poesia non puoi scriverla mai con la disciplina. Tu puoi scrivere un romanzo, un racconto, sedendoti ogni mattina alla tua scrivania scrivendo, però invece la poesia, e per quello i poeti sono così famosi per la loro pigrizia. Sembra pigrizia, per la loro non far niente, perché stanno lì ad aspettare come se fossero delle antenne che sentono arrivare da chissà dove questo che per me è l'alcaloide della letteratura, l'alcaloide delle parole che sono. Per me la poesia è anche quello che mio padre recitava per tornare a lui e a questa poesia. Per me la poesia era quello che suonava in un modo strano. Per me la poesia erano parole che io non capivo. La poesia erano queste canzonette che io sentivo da bambino: una cabrita, etica peletica peluda, tu dos hijitos, eticos peleticos peludos, verdad que sí, verdad que. E io non sapevo cos'era etico peletico peludo, una cabrita etica peletica. Erano parole senza senso, ma che suonavano così belle. E mio padre poi lui sapeva molte poesie a memoria e mi ha insegnato anche a recitare a memoria delle poesie. E lo faccio tanto. E mio padre leggeva o recitava poesie in continuazione. Il suo migliore amico era un poeta popolare, molto influito da Neruda, poesia molto impegnata anche quella politica. Si chiamava Carlos Castro Saavedra, per lui. Io penso che io sono scrittore perché mio padre amava molto i poeti e io dicevo: ma come mi faccio amare di più da questo signore? Lui ama proprio la poesia e i poeti. Ecco, se io voglio essere amato, dovrei scrivere delle poesie. E ho cercato tanto, ma è difficilissimo. E poi il mio migliore amico. Noi scrivevamo delle poesie quando io avevo 13-14 anni e lui ne aveva 16, e noi salivamo sul tetto di casa sua a parlare di poesie, a leggere, a sentire le sue poesie. E lui un giorno, io non so come mai, ha preso un'arma di suo padre e si è sparato qui dietro all'orecchia. L'orecchio, e io poi lì ho smesso di scrivere poesia perché mi è sembrato un ufficio veramente pericoloso. E
e non so chi l'ha detto, che è proprio là, il rischio professionale, si dice così in italiano, il rischio professionale dei poeti, il più grande rischio è il suicidio. E io ho sentito che era proprio così, che era molto, molto pericoloso essere così vicino alle fonti di non so che cosa che è la poesia. Per cui scrivevo poesie solo in segreto, e di nascosto, quando mi venivano e non potevo evitarle. Però adesso non arrivano più. Non penso che nessuno sia poeta veramente, penso che ogni tanto quando scrivi delle poesie in quel proprio in quel momento specifico sei poeta, in quell'istante sei poeta. E poi non sei nulla, stai lì ad aspettare che la poesia torni. A me non è più tornata. Puoi recitare, se te la ricordi, la poesia del libro in spagnolo? La poesia che aveva mio padre in tasca, certo. Io sull'Oblio che saremo ho messo un titolo sbagliato. Pensato si chiamasse Epitaffio, perché in realtà l'avevamo messo sulla tomba di mio padre in pietra. Però non si chiama Epitaffio, si chiama Qui oggi, a chi hoy. E dice così: Ya somos el olvido que seremos. El polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Ecco, sì. Borges amava le forme chiuse, le forme tradizionali della poesia, amava il sonetto, amava anche il racconto. Questo per una sua scelta, ma anche penso io perché, essendo cieco, non poteva scrivere un romanzo, non poteva scrivere niente di lungo, doveva scrivere o racconti o poesie. Lui aveva, quando ancora vedeva un po', aveva l'idea di scrivere un romanzo che si sarebbe chiamato Il Congresso, non so che cosa, ma poi sempre di più doveva scrivere a memoria, doveva imparare a memoria tutte le frasi dei suoi racconti e delle sue poesie. Per me quando... Cioè mio padre non poteva più parlare ovviamente quando è stato ucciso, ma è stato molto bello e molto importante per noi che lui abbia parlato attraverso questi versi che parlavano della morte e dell'oblio. E poi questa poesia, questi versi, in realtà stavano avvolgendo un altro pezzo di carta, e questo pezzo di carta era orrendo, brutto, schifoso, non bello. Era un pezzo di carta su cui c'era una lista di persone che bisognava uccidere, che i paramilitari avevano deciso di uccidere. Con la complicità anche dell'esercito colombiano. E c'era questa lista su cui c'era il nome di mio padre, il nome di alcuni dei suoi amici, il nome di Alberto Aguirre, l'amico a cui io dedico L'Oblio che saremo, il nome di Carlos Gaviria, un altro amico di mio padre che io ho ereditato. C'erano questi nomi. E c'era questa poesia sulla morte, sull'oblio, sui nomi che non importano, il mio nome non importa, io non mi afferro al suono magico del mio nome. Per me è bello essere dimenticato, sarò dimenticato. Invece, questi due pezzi di carta ci hanno detto a noi, io sapevo a cosa andavo incontro, al mio destino sudamericano, e però vado incontro a questo destino con la bellezza, in un certo senso, con la bellezza delle parole, con questo
decantato con questo alcaloide, una parola che si usa molto in Colombia per motivi ovvi, della letteratura. Sì. Forse per quello mi sono anche ossessionato così tanto per le poesie in genere e per questo sonetto in particolare. Anche perché, beh, per amore della poesia, per amore delle parole che suonano bene. Ho imparato a Torino. A Torino io sono stato in una stagione molto formalista. Il mio professore di poesia, non mi ricordo più il nome, ma il suo libro più famoso era L'autonomia del significante. Tutto era molto formalista e noi studiavamo soprattutto il suono delle poesie. Però è stato bello. È un punto di vista molto, molto Jacobson, molto... non so, molto una sola parte della poesia, ma importantissima. Come suonano le poesie? E anche Lore Terracini, che ho nominato all'inizio, parlava molto anche di questo, di come le poesie sono, come diceva Borges, aspirano alla condizione di musica, vogliono essere musica. Io volevo chiederti ancora di raccontarci qualcosa delle tue fatine, perché a un certo, delle tue fatine, perché a un certo punto nel libro entra questo personaggio meraviglioso di appunto Beappina, che prima a cui hai accennato. In italiano, non so se in spagnolo faccia lo stesso effetto, ma il nome ha questo stranissimo effetto perché B è... ape in inglese, apina, apina, ape anche in italiano, quindi sembra proprio una piccola ape, Beappina. Che bello, non avevo pensato. Il suono delle parole è così importante. E volevo chiederti un po' di più di lei, perché appunto nel libro è una specie di fata, di angelo. È vero, ma voi pensate molto ai suoni e questo è molto bello. La signora Sellerio, quando ha pubblicato il trattato di culinaria, non voleva culinaria perché diceva che era bruttissimo, era culinaria e lei non voleva questo titolo, questa parola sul titolo. Ma non ci avevo pensato che Beappina sia una apina, che bello. È vero, lei lavora proprio così, come un'ape. E senza di lei io non avrei scritto nulla, come senza di Monica questo libricino non sarebbe arrivato negli occhi di Ezio e noi non parleremo qui in questo momento. Forse sono pigro come i poeti, Paolo, e ho bisogno di tutte queste sorelle attorno che mi aiutano a scrivere. Io in realtà tutti i miei libri li ho scritti con la voce delle mie sorelle. Io, se sento che sto scrivendo con la voce di Mariluz, di Clara, di Eva, di Sol, di Marta, io sento che tutto va bene, perché è la voce delle mie sorelle che le sento. E quando io ero totalmente perso nella ricerca di questa poesia, chi cavolo l'ha scritta? Come è arrivata in tasca mio padre? Come l'ha conosciuta lui? Con questo signore Tenorio che diceva di averla scritta nell'anno 93. E mio padre ce l'aveva in tasca nell'anno 87. Sembrava proprio queste cose che succedono nei racconti di Borges, ma non nella realtà. E senza l'aiuto di Beappina, di questa apina, che peccato che lei non ci sia, non capisco come mai non sia entrata. E senza il suo aiuto, che poi io ero a Berlino, è arrivata una lettera così. Voglio aiutarti. E mi ha aiutato, mi ha fatto quasi tutto il lavoro. Io poi ho fatto una prima stesura di questo libro e lei mi ha detto: è bruttissimo, mi spiace. È proprio brutto, hai rovinato tutta la storia. Che cazzo hai fatto? Io lo mescolavo con delle storie d'amore, delle cose così ridicole, di storie che non c'entravano proprio niente. E lei mi ha detto: no, per carità, che cosa hai fatto? Rifallo tutto. E io ho ricominciato. Meno male, perché era veramente brutto. E invece è così. Io l'ho letto questa mane, tutto in italiano. Invece è bello. A me sembra bello. Sì, è bello. Hai fatto un bel lavoro, Monica, e sono così grato.
Non ti sento. Monica, non ti sento. Monica, non ti sentiamo. Hai il... Okay. Io mi ero commosso e non sento Monica. No, stavo dicendo una cosa, stavo ridendo perché si può raccontare, Paolo, la diciamo, la posso dire questa cosa? Dai, raccontati. Quando lo dici, quando cominci, non puoi più. Sì, solo che lui ce l'ho più vicino poi per la resa dei conti. La cosa che ti ha detto Beatina, io ho avuto il coraggio di dirla a Paolo per un altro libro che era appena uscito, ma ha risposto non hai capito un cazzo. L'hai detto dopo? No, dopo non si può. Però bruttissimo comunque, ha fatto un effetto bruttissimo comunque. E lui dopo mi ha detto non hai capito un cazzo, stiamo ancora discutendo su questa cosa. Invece la storia della traduzione è abbastanza dura e magari uno di questi giorni ci mettiamo d'accordo per scriverla e per raccontarla. Però volevo dire una cosa. Io credo che la figura di tuo padre, quello che ha fatto per la società colombiana, quello che ha fatto per le persone, quello che ha fatto per la politica, la potremmo riassumere dicendo che era una brava persona. E poi quella definizione di Machado, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Credo che tuo padre fosse così. Pensava che il tipo di educazione migliore che si potesse offrire a un ragazzo, lo dico anche perché in questi momenti la scuola sta passando dei momenti davvero difficili, che il metodo educativo migliore per una persona era la felicità. Ha funzionato questa felicità con te? Questo metodo educativo con te? Adesso vi faccio vedere mio padre, perché mi sembra carino in questo momento. Questo è mio padre con le mie sorelle maggiori, con le mie sorelline che mi parlano ancora. E queste sono tutte le mie sorelle. E io sono questo signore con la cravatta. E mio padre, qui Anna l'ha conosciuto. Anna è venuta a Medellin e l'ha conosciuto. Era una persona che rideva molto, era una persona che ci dava moltissima felicità tutto il tempo, recitava, cantava e poi aveva le sue ossessioni. Ossessioni che in questi due anni, in quest'anno, ultimo anno, sono molto importanti. Lui aveva l'ossessione dell'acqua potabile, dell'acqua pulita, di lavarci le mani, ci faceva lavare le mani in continuazione, e aveva l'ossessione dei vaccini. E lui andava a vaccinare nelle foreste, nell'Amazzonia, nelle montagne, dappertutto. Aveva questa passione di salvare le vite umane. E lui ha partecipato, e a casa mia c'è stata una grandissima festa quando il vaiolo è scomparso dalla faccia della terra. E io ho avuto una certa fiducia, torno alla tua felicità, nell'uomo, grazie alla medicina, perché ci sono tante cose in cui l'uomo veramente fa schifo, però, e in cui non si può parlare di progresso, però invece io senza la medicina sarei morto 3 o 4 volte ormai. Ed è molto bello che almeno in un campo del sapere ci sia veramente un certo progresso, che i vaccini siano importanti, che una cosa così semplice come lavarsi le mani, mi ricordo di aver letto anche a Torino la tesi di dottorato di questo scrittore in tanti sensi sprezzevole che ha scritto la tesi su Semmelweis. Vi ricordate questo libricino? È molto bello, sulla storia del dottor Semmelweis, che in clinica a Vienna ha cercato di insegnare ai dottori che attendevano le donne che dovevano partorire a lavarsi le mani, prima di Pasteur, prima di sapere che ci fossero
batteri o virus o qualsiasi cosa, lui non sapeva cosa c'era, ma c'era qualcosa nelle mani di questi studenti di medicina che faceva ammalare le donne che stavano partorendo. E lui ha pregava tutti i medici di lavarsi le mani. E quando ha convinto i medici di lavarsi le mani, le donne non avevano più la febbre, si dice in italiano puerperale, non so, la febbre puerperale che le uccideva. Allora sì, mio padre ci faceva vedere che la vita era bella, che bisognava proprio curare la vita, che la vita era bellissima, che potevamo essere nudi, che il corpo non era sporco, che il corpo era bello, bisognava avere cura del proprio corpo. E lui credeva alla felicità come metodo educativo. Sì, se ha funzionato in me non lo so, io servo solo a scrivere e a ricordarlo forse. E lui mi ha dato anche, è stato impegnativo perché io l'ho sentito prima della sua morte che parlava con i suoi amici e diceva, io l'ho sentito, io mi chiamo Héctor Joaquín. Ettore Gioacchino, Héctor Joaquín, lui diceva ai suoi amici, io sarò ricordato perché per mio figlio Héctor Joaquín, a me mi vanno a ricordare grazie a mio figlio Héctor Joaquín. Io ho sentito quello, è stato, oh, questo è stato, questo è un bel peso che sento e che beh, forse mi sono dedicato a cercare di che le cose che mio padre diceva siano vere. Mio padre diceva questa poesia era di Borges e io dicevo ma lui non mentiva. Allora ho cercato davvero di dimostrare che lui non mentiva. E neanche nel caso di me come scrittore, lui aveva una grande fiducia in me come scrittore. Lui aveva solo letto alcune mie poesie o racconti, quando è stato ucciso io non avevo scritto quasi nulla, e lui aveva una grande fiducia, sempre, anche quando io non sapevo scrivere, mi diceva già che io scrivevo bene, quando scrivevo solo le lettere slegate, e qui adesso quando scrivo e non mi piace niente quello che scrivo, dico vabbè, ma a mio padre piaceva, basta. Non ti sento, Monica. Beh, è un racconto bellissimo, mi sono emozionata e ho pensato a Paolo che dice che non arrivare mai in cima, ho pensato che forse è quella la tua, la controparte di questa metodologia della felicità che il padre di Héctor ha lasciato in eredità a te. Ti ho immaginato scalando le montagne, scalando l'Himalaya, sempre con questa mancanza d'ossigeno, con queste vertigini che ti perseguitano e forse non arrivare in cima e averne la consapevolezza è una forma di felicità per te, è di pace con il mondo, di pace con il luogo. Stare dietro al padre di Paolo era dura. Stare dietro al padre di Paolo era veramente... credo l'eredità che tu dicevi. Però capisco questa cosa che dici Héctor, a un certo punto io ho avuto la sensazione, ce l'ho avuta un paio di volte, che mio padre volesse scrivere. Ce l'ho avuta leggendo alcune sue lettere e poi forse ogni tanto sentendo una mezza frase da lui. La sensazione che forse io avevo fatto qualcosa, avevo preso una strada che lui si era negato, che da cui lui forse si era sentito attratto, ma per un uomo di quella generazione era forse inconcepibile l'idea di mettersi a fare lo scrittore, era qualcosa che non poteva restare solamente un sogno, un hobby o qualcosa del genere, e che un figlio poi prende la strada che appunto un padre si è negato. Ho questa sensazione un po', non del tutto certa, che però ogni tanto mi salta fuori di aver fatto qualcosa che forse desiderava fare mio padre. E magari sì. In questa frase che tuo padre ha detto, sarò ricordato per Héctor, forse c'è qualcosa del genere. Assolutamente, guarda,
adesso vi racconto una cosa. Mio nonno ha cominciato a studiare medicina qui a Medellín ed era la prima persona di una famiglia di contadini che andava all'università. Questo ai primi del secolo XX, cioè sì. Però suo padre, il padre di mio bisnonno, è morto dal paese di tifo, diciamo qua, febbre tifoidea, non so, si dice. Ok, allora mio nonno ha dovuto interrompere la carriera di medicina e tornare ad occuparsi della piantagione di caffè di mio bisnonno. E mio padre non era proprio portato alla medicina, lui il sangue non piaceva, lui non piaceva i cadaveri, queste cose dei medici che hanno a che fare con la macchina del corpo, per niente. Lui ha scelto la medicina sociale, la salute pubblica, penso proprio per quello. Ma quello che mio padre voleva essere veramente era lo scrittore. In me non è Paolo un sospetto, ma e lui ha scritto anche dei racconti, scriveva delle poesie familiari, d'occasione. E quando c'erano gli anniversari, non so, le date molto importanti della famiglia, come quando i miei nonni hanno fatto 50 anni di matrimonio, mi ricordo che ha fatto un'opera di teatro in cui tutti noi dovevamo essere attori per rappresentare mio nonno, mia nonna, i figli. È una specie di fuga che hanno fatto dal loro paese, che si chiama Jericó, che è verso il sud della Colombia. Noi dovevamo raccontare questo ed essere attori. Allora io ho preso questo destino altrui, mio padre voleva fare lo scrittore, non ha potuto, si è dedicato a combattere la febbre tifoidea che non ha permesso a mio nonno di fare il medico, che ha ucciso anche i suoi compagni, un suo compagno di classe anche di tifoidea, e alcune sue amiche, perché l'acquedotto in Medellín era sporchissimo. E poi la madre di mia figlia voleva fare il cinema, e mia figlia fa il cinema, perché la madre di mia figlia non l'ha mai potuto fare. E forse viviamo un po' così, facendo quello che i nostri genitori volevano fare, almeno, non lo so. Ma ci racconti qualcosa anche della tua vocazione di editore? Che cosa, cos'è il piacere di fare i libri? Sì, io ho lavorato qui all'università, in due università diverse, ho lavorato nelle case editrice di queste università, Università di Antioquia e Università EAPIT. Ho fatto il redattore per una rivista lì e anche l'editore. Io penso, non lo so, penso che sia anche l'esperienza di Torino, di questa città, la città delle Inaudi, la città di Indaudi, Bollati Boringhieri, la città di Pavese, di Calvino, di Natalia Ginzburg, di Primo Levi, in cui le case editrici erano una cosa molto bella e molto importante. Qui si fondavano queste case editrici. E io avevo l'idea di andare via dalla Colombia e comprarmi un piccolo appartamento a Madrid. Per cui ho messo tutti i soldi che guadagnavo con le traduzioni in un conto a Madrid. E un giorno sono andato a Madrid e ho detto, vabbè, adesso mi compro l'appartamento. Ho visto che con quei soldi che io avevo, potevo comprarmi, non so, 20 metri, senza la luce, senza l'aria, una casa proprio non igienica per gli standard di mio padre. Oscura, brutta, umida. Ho detto, ma no, io no, non devo fare il proprietario. Adesso faccio una casa editrice con questi soldi. Sono tornato in Colombia e ho detto a mia moglie, che faceva l'insegnante nella scuola, ho detto, guarda Alexandra, io non so proprio amministrare i soldi, ma mi fido di te totalmente. Se tu prendi questi soldi e facciamo una casa editrice, ma tu ti occupi dei soldi e smetti con la scuola, facciamo questa casa editrice. E cerchiamo soprattutto di pubblicare nuovi ragazzi,
soprattutto opere prime. Opere prime. Facciamo una casa editrice che si potrebbe quasi chiamare opera prima. E così l'abbiamo fatta. Si chiama Angosta perché non trovavamo il nome. E Angosta è anche il titolo di un mio romanzo. E l'abbiamo messa così, Angosta Editores. E quasi tutti i nostri autori sono giovani scrittori colombiani alla sua opera prima. I soldi sono finiti, però la casa editrice ancora va avanti. Speriamo bene, non lo so. Anche in questa pandemia la gente ha letto. Io pensavo, adesso il fallimento sicuro. Invece no, la gente sta leggendo, meno male. Sta comprando dei libri e noi tiriamo ancora avanti. E sono molto felice di farlo. I libricini sono molto belli. Ve li farei vedere, ma sono lontani. L'ufficio è proprio qua, anche qui in casa mia. È la come si dice, la bodega? La cantina. Il posto dove, no, ma non la cantina, il posto dove ci sono tutti i libri, che è un po' casino. Non la bodega, il magazzino, non lo so. Il magazzino, allora. Anche giù, è la mia cantina e il magazzino. Va bene. Quando poi avremmo molti titoli, come l'Indau. Oggi ho visto che all'Indau c'è un libro che vi chiedo di tenermelo quando io, perché io sono innamorato di Madame de Staël. E ho visto che avete pubblicato un libro di Madame de Staël, La donna che trasformò la cultura in Europa. Ed è vero, ho tanta voglia di leggere questo libro. Perché non conosco molti dei vostri autori, non so se siano opere prime o cosa, ma non conosco molti dei vostri autori. Invece questa signora, Madame de Staël, che io amo molto in questo periodo, c'è nel vostro catalogo. Senti Hector, volevo chiederti una cosa. Nel tuo libro spunta fuori molto spesso il vino. Il vino. Sì, io vorrei tanto un vino adesso. Senti, quando hai detto che abbiamo cose in comune, non hai detto il whisky. È la prima cosa che mi è venuta in mente. A me era venuta in mente quando parlavi della dimenticanza, dell'oblio, che forse non hai detto tutto sull'oblio. E ci puoi raccontare, Hector, come sei andato da Asiago a imparare a fare il formaggio per poi riprodurlo lì? Ma per me è stato sempre un mistero che gli spagnoli sono venuti qua, sono venuti anche italiani, francesi, e qui il formaggio non si fa, cioè non abbiamo una tradizione di formaggio, ma come mai? La Spagna, l'Italia, la Francia, si fa del formaggio buonissimo, e qui invece si fa solo un formaggio fresco bianco. In spagnolo formaggio si dice queso, e qui si fa una cosa che si chiama quesito. E il mio amico Aguirre diceva sempre: che se può sperare di un paese che non produce queso, sino quesito? Cosa si può aspettare di un paese che non produce formaggio, ma formaggino? Ma insomma, allora, ma qui ci deve essere qualcosa nell'aria che fa imputridire il latte, non lo so. Io sono andato ad Asiago, sì, come si fa il formaggio? Io voglio fare un formaggio, io avevo 7 mucche, perdevo questo latte, e ho detto, questo latte, vado ad Asiago a imparare a fare il formaggio. E sono stato lì un paio di giornate con un signore in altissima montagna che faceva ad Asiago, e io ho pensato, ormai so fare il formaggio. E sono tornato con le forme che mi sono comprato nei mercati, con le prensas, non so come si dica. E ho fatto il formaggio lì in campagna, però invece dopo un mese questo era se podria. Qui bisogna, no, forse bisogna fare come mio padre, un ambiente. Non puoi fare il formaggio come si fa da voi, nelle caverne, non so, senza il latte pastorizzato. Qui bisogna farlo con un'igiene post-Covid, perché nell'aria non so cosa ci sia, ma c'è qualcosa nell'aria di queste montagne dei tropici, piena di batteri, di cose che rovinano il formaggio. E questo mi spiega come mai questi spagnoli sicuramente avranno cercato di fare il formaggio e non ci sono mai riusciti. E il vino?
e il vino, ci prendiamo un vino, possiamo fare un brindis per questo libro, per Monica, per la casa. Ma certo, ma certo. Facciamo un brindis, per voi è tardi, è troppo tardi per voi. Forse se avete sonno, la mia amica Anna ha già sbadigliato. O per te è troppo presto. Gliel'avevo avvertito di non sbadigliare. Non so come andiamo di tempo, non so se sono previste delle domande alla fine. No, per me non c'è problema, penso a voi, che per voi è tardi. No, in realtà siamo anche andati oltre il tempo normale, però se ci sono delle domande, molto volentieri, insomma. Se chi ci segue ha qualche domanda e vuole scriverla in chat o in qualche altro modo vuole farcela, non c'è problema. Penso che Andrea sia in grado di raccoglierle. Forse tu volevi sapere, Paolo, se io sono alcolizzato, perché poco tempo fa è uscita un'intervista su El País in cui diceva che io ero alcolizzato e fallito. Ma in realtà no, io sono pessimo per i vizi. Io bevo, ma non mi ubriaco, poi mi viene un sonno pazzesco. Vado a dormire. Per cui no. Magari io vorrei essere come il santo bevitore di Joseph Roth, però no, mi addormento prima, non riesco ad ubriacarmi totalmente. Ho cercato di coinvolgere Monica a una bevata lì. No, Monica non si riesce. Non posso bere. Invece la mia amica Anna, lei sì. Però sto facendo dei progressi. Ne approfittiamo per dire che c'è il film sull'oblio che saremo, è un film fantastico che ha girato Fernando Trueba e per il quale mi hai dato Buca Perugia nel 2019, non lo diciamo, però è un film bellissimo. E anche Paolo ha un documentario bellissimo in uscita, Sogni del Grande Nord. Sono altri due aspetti che vi accomunano, perché anche tua figlia ha girato i documentari sui nonni, che sono bellissimi, che in Italia sono stati proiettati proprio in occasione di Encuentro, il Festival della Letteratura Hispano-Americana a Perugia. Però appunto approfittiamo per dirne, per dire a chi ci sta guardando che è in arrivo anche l'oblio che saremo al cinema e che stiamo ancora aspettando, vero Paolo, il Sogni di Grande Nord al cinema anche, no? Nel frattempo, l'estate prossima verrà girato anche il film tratto dalle Otto Montagne. Di cui sono molto contento, soprattutto perché un po' ci sto partecipando e perché verrà girato proprio nei luoghi dove l'ho scritto, dove l'ho pensato, per cui intorno a casa. Sarà un progetto della prossima estate che poi si spera che prossimo inverno si potrà vedere. Ecco, sui luoghi volevo chiedervi un'altra cosina al volo, mentre magari si organizza la chat dove ancora non vedo nulla. I luoghi di Hector sono sempre minuziosissimi, è come un recupero della memoria quasi ossessivo. Io credo che potremmo andare con la tua mappa della poesia in tasca a ripercorrere tutti i luoghi. Invece Paolo all'inizio nelle Otto Montagne era molto geloso di quel luogo lì. Io ricordo che all'inizio nelle interviste non volevi dire a nessuno dove fosse. Poi invece con il tempo c'è stata questa apertura e mi piace questa vostra opposizione nel pensare ai luoghi. Per quanto mi riguarda è una questione delicata perché non riesco mai a capire quanto devo proteggere certe cose, ecco. Quando tu sei uno scrittore, inizi a fare lo scrittore, diventi necessariamente molto sfacciato. Metti la tua vita dentro i libri, metti dentro i libri la vita delle persone che hai intorno. Questo forse da fuori non so fino a che punto si capisca. Adesso mi è capitato di recente, perché ho finito di scrivere una nuova storia, di farla leggere
agli amici che ci sono finiti dentro. Ed è un momento veramente delicato, perché è difficile essere amici di uno scrittore, io credo, perché prima o poi finisci sempre triturato dalla sua fantasia o dai suoi bisogni o dalla sua necessità di fare di tutto quello che gli capita letteratura. E spesso mi chiedo, forse sto cominciando adesso a chiedermi quali parti della mia vita proteggere da questo, da me stesso, da questo mio processo di impossessarmi e reinventare i luoghi, le vite degli altri, le storie che ascolto, perché tutto poi finisce nel tritacarne di uno scrittore, no? Forse con i luoghi è particolarmente evidente perché inizi a vedere la gente arrivare a cercarli e allora ti sembra che siano violati e ti sembra che forse li dovevi proteggere meglio, ma sono molto incerto su cosa sia più giusto fare, ecco, con il tuo mondo quando sei uno scrittore. Il tuo Hector invece che è così preciso che potremmo usarlo proprio come una mappa. Ma in questo libro almeno i viaggi erano importanti. I viaggi erano molto importanti perché San Juan de la Cruz, uno dei più grandi poeti spagnoli, nel suo Cantico Espiritual, diceva una cosa importante per noi adesso che siamo sempre a parlare qui su Zoom o altri sistemi. Lui diceva, mira che la dolencia de amor che non si cura sino con la presenza e la figura. E penso che avete capito, no? La dolenza di amore solo si cura, beh, è uguale quasi, sono lingue sorelle. E io dovevo vedere le persone in faccia mentre mi raccontavano la storia della poesia. Volevo vedere come muovevano le mani, come mi guardavano, come. Perché tu le bugie tante volte non le scopri nelle parole, ma le scopri negli atteggiamenti del corpo, anche nel posto dove vivono, dove si siedono, dove piace andare a bere o a chiacchierare. Allora era molto importante andare a vedere e vedere queste facce, questi gesti presenti. Forse per quello. Nelle lettere a Bea Pina, che io poi ho usato per scrivere il libro, parlavo molto di quello che vedevo nelle case delle persone, dei libri che c'erano, dei quadri, della porta, com'era la porta, che tipo di legno, o di questi fruttivendoli a cui lui aveva ceduto il marciapiede. Non c'entra con la storia, ma c'entra col personaggio. Uno che dà il suo marciapiede ai fruttivendoli è uno che non viene a raccontarmi delle balle su questa poesia che per me era una questione di vita o morte quasi. O Jaime Correas, che è stato anche molto importante. Cavolo, non ho invitato Jaime Correas. Che male. Io invito solo le donne. Sì, descrivere la sua casa. Per me è sempre molto importante. Io ho imparato dalle mie sorelle che la letteratura è sempre nei dettagli, non è nel racconto, è nei dettagli. Le mie sorelle raccontano sempre con tantissimi dettagli ed è bello perché senza i dettagli non c'è nulla. E sì, povera la gente che c'è attorno a noi, Paolo, perché noi siamo dei ladri della vita altrui. Io ho pubblicato, il mio ultimo libro pubblicato sono i diari. Non c'è Monica perché non la conosceva, ma Anna c'è. Anna, ma non racconto tutto, non preoccuparti. Sono arrivate due domande nella chat e allora c'è Teodora che dice: volevo solo ringraziare tutti voi per averci dato la possibilità di leggere una poesia in tasca, grazie davvero. Penso davvero che queste storie siano necessarie da raccontare. Ne approfitto per chiedere se anche Abad, come tanti scrittori sudamericani contemporanei, ha sentito la responsabilità di dover raccontare la storia di suo padre, che però è anche di tanti altri.
Io non sono una persona molto responsabile, se ha quel senso la parola responsabilità. Non sarei mai stato uno scrittore impegnato, non sarei mai stato uno scrittore che scrive di politica, che si occupa di quello che si chiama la realtà vera del tuo paese. Io sarei stato uno scrittore più portato all'umore, ad altre cose. Ma quando la violenza viene e si mette proprio a casa tua, non puoi farne altro che... Vabbè. Io volevo essere uno scrittore frivolo e invece non ho potuto esserlo, purtroppo. Cioè, era meglio. Cioè, io vorrei essere uno scrittore frivolo e mio padre vivo. E invece, sono uno scrittore un po' più serio, ma è dovuto morire mio padre perché io diventassi una persona un po' più seria e più impegnata con la realtà sudamericana. No, perché, non lo so, io alla politica non mi interessa tanto, un po' mi annoia. E poi quando parlo di politica, io scrivo su un giornale colombiano bello, El Espectador, ma quando scrivo di politica tutto si allontana, non già la poesia che si allontana anche con la pioggia o col sole, ma con la politica si allontana anche il romanzo, si allontana tutto, perché poi quando ti metti in politica tutto si sporca in un certo senso. Io mi sono tanto sporcato quando ho cercato di fare un po' la politica. E penso che i politici possono fare tantissimo male, ma bene poco. E per cui ho molta paura dei politici che fanno del male. E penso che in Italia, qui, in Venezuela, ci sono stati dei governanti che hanno fatto un grandissimo danno. Mussolini, Berlusconi, hanno fatto un danno pazzesco. Ma bene, bene, no, quelli che mi piacciono di più sono quelli che non hanno fatto quasi nulla, che hanno lasciato il paese un po' andare avanti. Quasi politici un po' più lontani. Ho molta paura dei politici che salvano un paese e invece lo rovinano. Abbiamo la tua bella immagine, però accompagnando il presidente Santos a ritirare il premio Nobel per la pace, e quindi questo è un altro aspetto di te e della tua storia che magari non tutti conoscono, perché l'hai sempre trattato con molta discrezione, però che vale la pena di conoscere. Al volo, domanda sia per Ettore che per Paolo, che libro state leggendo in questo momento? Ho finito stamattina o ieri pomeriggio, non ricordo, Due vite di Emanuele Trevi, anche perché è candidato allo Strega, sono nella giuria del premio, sarà sicuramente un libro che se la gioca fino all'ultimo. Emanuele Trevi mi piace tantissimo, anzi Hector, se non lo conosci te lo vorrei consigliare, anche un libro molto bello prima di questo si intitolava Sogni e favole. È uno scrittore che è un narratore molto atipico, nel senso che parte da dei vagabondaggi e parte delle relazioni. Sono più che altro vagabondaggi per Roma e relazioni che lui ha con i suoi amici, spesso i suoi amici scrittori, e da questi labirinti nascono dei racconti che a me piacciono molto. Quindi se ti va, Due vite di Emanuele Trevi. Bene, adesso me lo sento. E Antonio, per Lettore Editore, mi piacerebbe sapere quali sono, a suo parere, i più interessanti giovani scrittori colombiani. Ah, va bene. Ma vi dico prima cosa ho finito di leggere, quasi lo dicevo prima, è otto anni di esilio, di Madame de Stael. Ed è un libro, è il più bel libro contro Napoleone che io abbia mai letto. E io avevo una posizione molto ambigua su Napoleone. E invece, dopo aver letto questo libro, Madonna, che capacità di questa donna di descrivere com'è un despota, un tirano. È bellissimo. Otto anni
di Esilio di Madame de Staël e l'ho finito due giorni fa. Io di giovani scrittori colombiani ci sono tre donne che mi piacciono e che sono giovani, sono recenti. Una è Pilar Quintana, che ha appena vinto il premio Alfaguara con un romanzo che si chiama Los Abismos, però che aveva pubblicato un altro romanzo breve che si chiama La Perra, La Cagna, ed è molto bella, è un romanzo che si svolge nel Pacifico colombiano, è un territorio dove abitano soprattutto delle persone di colore, perché lì è molto umido e si sono rifugiati molti schiavi che fuggivano dalle piantagioni. Adesso io ero nella giuria di questo premio e anche questo romanzo nuovo che uscirà fra poco è molto bello. Poi abbiamo pubblicato ad Angosta, mi faccio autopubblicità, scusate, io sono sicuro che voi torinesi siete più eleganti e non lo fareste, ma lo faccio io. Abbiamo pubblicato un libro che si chiama Como maté a mi padre, di Sara Jaramillo, Come ucciso mio padre, ed è un breve romanzo autobiografico, molto bello, anche intriso della violenza colombiana. E a marzo pubblicheremo l'opera prima di una ragazza che ha meno di 30 anni, che ha scritto un breve romanzo di un viaggio attraverso un fiume molto importante nel ovest della Colombia, che si chiama il rio Atrato, il fiume Atrato, ed è una donna giovane bianca a cui hanno affidata un bambino nero quasi alla nascita, non in un'adozione regolare, ma la mamma gliel'ha dato perché non ce la faceva ad allevare un altro figlio, ne aveva tanti. Però dopo 7 anni questa madre biologica chiede alla donna bianca di riportare questo figlio da lei. Adesso voglio il mio figlio indietro, me lo riporti. Ed è questo viaggio sul fiume in una regione molto arretrata della Colombia, sempre del Pacifico colombiano, sempre popolata soprattutto di persone di colore, ed è questo viaggio attraverso questo fiume in cui lei deve riconsegnare suo figlio alla vera madre, cioè a questa difficoltà, a questo dolore di riconsegnare questo figlio. Ed è un viaggio sconvolgente, molto bello. Non avrei voluto che la vita mi regalasse questa storia. Non avrei voluto che la morte mi regalasse questa storia. Una poesia in tasca. Ettore Abbalfatio Linze, non vedo altre domande nel chat. Io personalmente sono al colmo dell'emozione e quindi finisco con questa lettura. Se voi volete aggiungere qualsiasi cosa, io intanto mi congedo. Ah, sono i miei ringraziamenti, Ezio, a te, all'Indau e ad essere uscito di nuovo in Italia, che per me era veramente importante. Grazie davvero. Grazie a te, Ettore, grazie Paolo, grazie Monica, due volte grazie Monica. È stata una serata molto bella, perché molto intensa, molto vera, e nello stesso tempo anche con il ritmo di una chiacchierata fra amici, ma fra amici reali, insomma, no? Fra amici seri. E quindi, beh, insomma, speriamo di ritrovarci magari per un altro libro di Ettore. Allora, grazie a tutti e buona notte. E buona giornata a Ettore, che è ancora a metà del cammino. Speriamo di ritrovarci di persona. Certo. Non dovete invitarmi, io verrò. Quando si può, vengo io a trovarvi. Va bene. Ciao Ettore. Ciao Paolo, ciao. Ci troviamo in montagna un giorno. Ti abbraccio, a presto. Monica, ciao. Grazie. Grazie a tutti. Ma sta pronto, un abbraccio. Ciao Anna. Ciao.